prima, vabbè, ci deve essere un'anamnesi, quindi il paziente che mi arriva, per esempio, mi dice: guardi, io sono molto stressato, dormo male, perché poi il biofeedback tratta anche l'insonnia, non so, dormo male, ho spesso mal di testa, sono molto nervoso, bisogna fare capire bene se ci sono delle altre patologie, per esempio, se i mal di testa possono essere causati non solo dallo stress, ma che ne so, da un'altra malattia oppure dal fatto che ha avuto un trauma, per cui escluse le cause strettamente fisiche, si passa ad un'anamnesi più psicologica, quindi si cerca di capire se, data la salute, data per assodata la salute della persona, c'è una cattiva capacità, cattiva gestione dello stress, quindi di ciò che accade nella quotidianità. A quel punto, come monitoraggi, si può fare quello che si chiama un assessment psicofisiologico, cioè si monitorano alcuni parametri, con dei sensori che non sono, attivi, quindi non immettono alcun segnale nel corpo. Questo significa che non ci sono contro indicazioni di nessun genere, si monitora per esempio la respirazione del paziente, si monitora la sua frequenza cardiaca, si monitora la tensione della muscolatura del paziente, di solito è quella frontale che è quella che come dire, include tutta la tensione del volto, poi si monitora per esempio la temperatura periferica, noi sappiamo bene che quando ci agitiamo di solito le mani diventano molto fredde, perché? Perché i vasi stringono molto e il sangue circola molto meno, si monitora anche la conduttanza cutanea, che è un altro parametro molto legato a reazioni di stress. Ecco, cosa si fa con questo monitoraggio? Si lascia il paziente seduto tranquillo per circa 5-10 minuti e si monitora quello che si chiama la baseline, cioè il funzionamento di base di questa persona, come il suo corpo, com'è in quel momento, no? Dopodiché si inducono dei piccoli stress, adesso non vi svelo quali, non è niente di trascendentale né niente di brutto nei confronti del paziente, ma si va a simulare quello che potrebbe succedere durante la giornata, per cui può essere non lo so, uno stress emotivo, una telefonata antipatica, una persona che ha fatto qualcosa che ci ha innervositi, uno stress cognitivo, sono particolarmente concentrato perché sto scrivendo la mail della vita. Insomma, si creano questi piccoli stress e si verifica che cosa accade a questi parametri, cosa succede nel corpo di quel paziente in quel momento e poi si monitorano in quanto tempo recupera. Adesso per fare un esempio un po' così banale ma che rende l'idea, se io ricevo una telefonata particolarmente sgradevole oppure devo fare una cosa che non ho voglia di fare, sono molto teso, molto stressato, se il mio stress si limita a quei 10 minuti, a quel quarto d'ora, non succede niente, ma se il mio stress fisico poi va avanti per un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, io a fine giornata capite bene che con tutti i piccoli stress che tutti noi viviamo sarò KO e questo può portare poi a delle patologie. Thank you.